posto che non sono al governo e non sono al MEF, è una delle dei motivi evidenziati da Boccia, dove dicono che siamo rimasti fuori dai temi economici. Non siamo rimasti fuori dai temi economici, il fatto è che ci sono ovviamente delle divisioni che sono dettate dalla titolarità dei ministeri, ecco, molto semplicemente, no? All'inizio l'assegnazione dei ministeri, che tra parentesi, tanto siamo in un contesto tranquillo, posso dire che come prima esperienza di governo devo dire che il tempo che viene assegnato per la formazione del governo è molto piccolo rispetto a una volta che si decide di partire, è molto piccolo rispetto al tempo che viene assegnato per la scelta dei parlamentari, cioè scegliere chi deve fare il ministro di cosa e chi deve fare il sottosegretario alla fine è una settimana di tempo praticamente, e quindi forse tante scelte magari potrebbero essere state meditate meglio quando avessi tempi più lunghi. Ma chi si riferisce? A Tria? No. Perché Tria, di chi lei ha detto, noi non abbiamo tutti i ministeri, però quello Tria chiave è Tria della Lega, o no? Espressione della Lega. Risulta che abbia la tessera, ecco, no. Non lo so, direi che Tria, mi sembra, mi pare di ricordare, poi magari sbaglio, che la nostra scelta era su Savona, successe quello che successe e in breve tempo si dovettero trovare dei nomi graditi al Quirinale, lo diciamo, quindi diciamo così, lei no? Sta quindi, dicendo che Tria è più in quota Quirinale che in quota Lega? Beh, questa è, la nostra scelta era Savona, poi però Tria è un'ottima persona secondo me e penso, e soprattutto era stato scelto fra una rosa di possibili, se non mi ricordo male le meccaniche di quell'epoca, che non mi vedevano esattamente sempre protagonista, mettiamola così, perché aveva fra le sue, ogni economista ha un po' la sua specializzazione, no? La specializzazione di Tria era quella dei lavori pubblici, no? Cioè gli investimenti pubblici. E dato che noi volevamo fare... Ma è massacrato stamattina. No, ma non è vero. Ma perché? Assolutamente. Anzi, attenzione, ma è una cosa nota. Lasciamo terminare. È una cosa nota. La specializzazione di Tria è quella... ma è quella degli investimenti pubblici, della Golden Rule. E dato che una delle nostre idee era quella che se si scorporavano gli investimenti dal deficit normale, era una delle maniere per venire al fuori. Al posto di Toninelli volevo andare. No, beh, attenzione. Se si scorporavano gli investimenti, che è una delle linee sostenute da Tria, avremmo fatto un grosso vantaggio. E infatti io penso che stia facendo un lavoro molto buono Tria da quel lato, perché tenete presente che il sistema, quello che sta mettendo in piedi di progettazione da parte degli enti locali che non hanno la capacità di spendere i soldi che pur ci sarebbero, no, credo che sia molto utile. D'altra parte posso dire che è della Lega, però noi invece avevamo capito che era la persona, il ministro più vicino ed è stato tra l'altro più difeso dalla Lega, ma certo, ma lo sotto attacco dei 5 Stelle. Ora mi pare sulle banche, sul decreto banche, che invece ci sia. Però volevo sentire Martino Cervo su questo. Opportuno muoversi, Martino, ecco.